Bene gente, benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, oggi siamo qua per farvi vedere come costruire una farm di pesca, proprio quella che vedete qua dietro alle mie spalle, in Minecraft 1.17, la nuova versione uscita da poco praticamente. E siamo qua per mostrarvi una versione di questa farm efficiente che vi permetterà di fare tanti pesci, sì, ma anche dei bei tesori come dei libri incantati, delle name tag e tanto altro. Quindi signori, vi invito a seguire il tutorial, condividere il video con i vostri amici e iscrivetevi al canale visto che ci siete. Prendiamo la nostra canna da pesca che ho gentilmente adornato con due enchantment davvero fantastici, quelli che vi consiglio poi per pescare all'interno di questa farm. Una volta posizionati qui sopra la cesta, si può cercare di mirare più precisamente questo punto e come vedete la farm è in atto. Noi stiamo farmando pesci già così, è molto semplice. Vediamo che cosa abbiamo ottenuto: un pesce palla carino, e come vedete davvero in pochissimi secondi. La cosa bella è che si può anche stare FK in questa farm. Per esempio, lasciate il vostro computer acceso la notte mentre farmate tantissime cose interessanti. Come vedete è molto semplice, direi subito di replicarla prendendo tutte le cose del caso direttamente dal modello che ho qua di fianco. Allora, innanzitutto scavate due blocchi in questo modo. Qui sopra mettete un not block e unitelo con due trapdoor in questo modo. Da questa parte piazziamo un hopper, mettiamo una fence qui sopra, con sopra di essa una pressure plate. Io ho utilizzato quella di ferro anche perché qui è la più carina. A questo punto noi, se andiamo con dell'acqua a interagire con la fence, per forza di cose l'acqua tenderà ad andare nel buco più vicino, se così si può definire. A questo punto possiamo spaccare il blocco qui e mettere le chest. Poi, se volete più spazio, mi raccomando, se state FK, attenti allo spazio, alle chest che avete disponibili. Vi consiglio di scendere, mettere per esempio un altro paio di chest in questo punto, con un hopper puntato in questo modo, così che ogni cosa vada a finire nella chest di sotto. È davvero molto semplice. Ora possiamo rimetterci sopra la nostra chest. Attenzione un attimo, e come vedete il gioco è fatto. L'unica cosa che vi posso dire è: state attenti a piazzare nel modo corretto le trapdoor. Come vedete io ho piazzato il not block e poi le ho posizionate in questa maniera. Come vedete, così le trapdoor si vanno ad aprire nel modo giusto. Abbiamo pescato qualcosa della carne marcia. Beh, non è andato granché, ma meglio di niente. Piccolo consiglio che vi do: mi raccomando, tenete sempre, dico sempre, alla luce del sole. Neanche luce fatta con delle glowstone o con delle torce, alla luce del sole, questo blocco qui al quale, diciamo, i pesci vengono a galla. Fa un po' ridere. Una cosa, sfatando un mito importantissimo, ci tengo a dirvi che se andiamo a fare una roba del genere e magari nel punto in alto mettiamo una fence, per dire, che sempre luce lasciata sparire, oppure ancor più illusorio volendo, carissimi, un bel blocco di vetro in questo modo, sarà ben diversa la cosa. Il blocco purtroppo per voi deve essere sempre visto alla luce del sole, senza nessun tipo di blocco, nemmeno il vetro che è trasparente, sovrastante alla fonte d'acqua. Carissimi, quindi vi auguro una buona pesca. È davvero semplice, come avete potuto vedere. Questa è la versione per la 1.17. Quindi cari, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e commentare. Passate anche dalla descrizione, dove trovate il link al sito Viola delle Live, al gruppo Telegram e al profilo Instagram. Detto questo signori, da Enrico è tutto, alla prossima. Ciao a tutti.